avrebbe voluto incidere un qualcosa di suo in lei, perché secondo lui questa Satomi era di sua proprietà. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, sono le 2 di notte circa qui in Giappone, però avevo voglia di trattare questo caso perché oggi per qualche motivo non riesco proprio ad addormentarmi, quindi ho voluto parlare di questa storia. Questo è un caso piuttosto recente, io tratto raramente di casi successi proprio nell'ultimo periodo. È un caso che è successo nel settembre dell'anno scorso, però è un caso che ho visto tornare trendy proprio su Twitter, alcuni giorni fa. Questo è un caso che è successo nel settembre dell'anno scorso. Sembrava veramente una storia d'amore fantastica, benché ci fosse un uomo di 35 anni e una ragazza di 23. Avevano 12 anni di differenza, ma la loro storia d'amore sembrava essere proprio uscita da un film. E tra l'altro lui presentava sempre lei come la donna dei suoi sogni, la ragazza con cui avrebbe voluto spendere tutto il resto dei suoi giorni. Ma allora perché quel giorno ha scelto di strapparle la vita proprio nel mezzo di una strada? Questo è il caso che affronteremo oggi e sono veramente curioso di sapere la vostra opinione. Dal momento che è un caso piuttosto delicato e sono convinto che ci sono molte persone che avranno opinioni diverse su questo caso, vi chiederei veramente di scrivere comunque i commenti con una certa pacatezza. So che il 99% di voi lo fa, però c'è quell'1% che ogni tanto magari quando sente di storie come queste che effettivamente fanno arrabbiare, è forse l'istinto umano scrivere qualcosa un pochino così sul momento, però sappiate che non si sa mai chi leggerà il vostro commento, quindi cerchiamo un po' di rileggere quello che scriviamo, perché a volte veramente purtroppo ci sono dei commenti che YouTube stessa blocca, quindi non sono io che blocco i commenti di voi, anzi io tutti i commenti che mi arrivano li leggo sempre con piacere, però sappiate che ci può essere questo problema perché ci sono varie parole che a YouTube non piacciono. Fatta questa premessa, io vi ringrazio veramente tantissimo per scegliere di vedere questi video. Se ne volete altri, lasciate un mi piace e adesso iniziamo con questo nuovo caso. Questa è una storia veramente di un'ossessione che ha portato a un eccesso. Posso solo dire questo. Come vi dicevo, questo caso è avvenuto lo scorso settembre, quindi nel settembre del 2020, nella prefettura di Saitama, che è questa prefettura appena sopra Tokyo. Questo caso ha assolutamente attirato l'attenzione dei media e anche del pubblico giapponese proprio per quanto questo uomo fosse ossessionato da questa 23enne. Il 30 settembre del 2020, Yoshito Mitsumoto ha aspettato sul ciglio di una strada con un coltello di 23 centimetri la sua ex ragazza, quale Satomi Ishikawa, che in quel momento si stava recando sul suo posto di lavoro. Quello che lui ha fatto, lo ha fatto in pieno giorno, nel bel mezzo di una strada, anche in orari in cui comunque c'erano molti ragazzini che stavano andando a scuola, persone, comunque passanti che stavano passando di là. Questo uomo ha scelto di compiere questo atto veramente spregevole. Yoshito si è avvicinato a Satomi chiedendo se Satomi sarebbe voluta essere nuovamente la sua ragazza, ma quando la ragazza si è rifiutata, l'uomo è impazzito e ha cominciato ad accoltellarla. E pensate la pazzia di questo uomo che dopo averla pugnalata ripetutamente al collo, in seguito che questa ragazza ha perso la vita, ha poi preso il corpo, ormai il cadavere di questa Satomi e lo ha portato sulle sue gambe, proprio come se ancora fossero insieme. Ma la domanda è:
Perché ha agito in questo modo? Perché la ragazza lo ha rifiutato? Perché questo uomo era così ossessionato da questa donna? Che cosa era successo? Andiamo adesso a ripercorrere la loro storia. I due si erano conosciuti sul posto di lavoro. Lavoravano entrambi per un negozio dove vendeva cellulari e i due avevano da subito iniziato ad avere un rapporto, prima amichevole, e poi si sono messi insieme nel settembre del 2018, cui potete vedere alcune foto. Sembravano veramente una coppia felice. Si chiamavano tra loro Sachan e Pichan, che era un modo, diciamo, piuttosto carino e amichevole per chiamarsi tra loro. Yoshito presentava questa ragazza come la sua donna ideale, la ragazza del suo destino, e lui l'aveva presentata praticamente a tutti i suoi parenti, salvo alcune persone con cui questo uomo era legato, ovvero la propria moglie e i suoi figli. Questo uomo, infatti, dovete sapere che in realtà già aveva una famiglia e già aveva una moglie. In realtà, questo Satomi con questa sua moglie erano separati da 2 anni. Tuttavia, questa moglie forse non era pronta ad accettare questa separazione e infatti ha richiesto che sia Yoshito che Satomi versassero una cospicua cifra di denaro, altrimenti sarebbe andata per via legale. Dovete sapere che in Giappone potete denunciare una persona se si presenta sotto mentite spoglie e magari è già sposata. Quindi se una persona instaura una relazione con un'altra ragazza mentre è ancora sposato e non lo fa presente e tiene tutto all'oscuro, ci sono tutti i presupposti per una denuncia. Satomi non era molto felice, ovviamente, di questa situazione e per questo motivo aveva scelto di lasciare Yoshito. Infatti, il loro matrimonio non era mai stato ufficialmente sciolto, quindi comunque di fatto questa Satomi era diventata, se vogliamo, l'amante in questa coppia. Satomi, la notte in cui ha scelto di lasciare Yoshito, le ha detto che non voleva più saperne nulla di lui, che ormai per lei la loro relazione era completamente finita. Benché c'è stato un tira e molla degli ultimi mesi, la ragazza ha finalmente confessato che si era trovata un nuovo partner e quindi era pronta a iniziare la sua vita con lui, non voleva più saperne di Yoshito. Yoshito non ha preso particolarmente bene questo rifiuto da parte della sua donna dei suoi sogni e ha iniziato a trasformare questo suo sentimento d'amore in questa forma di odio e ha iniziato a pensare che se questa ragazza non sarebbe più potuta essere sua, non sarebbe potuta essere la ragazza di nessun altro, e per questo motivo ha scelto e ha pianificato di farla fuori. Voleva vendicarsi o voleva soltanto riprendersi ciò che secondo lui gli spettava? Quella era, dopo tutto, la ragazza dei suoi sogni, la ragazza del suo destino. Era lei e solo lei, questo era tutto quello che quest'uomo aveva in testa. E posso dire quanto queste storie mi fanno arrabbiare perché ne sento sempre di più di queste ossessioni. Una relazione non è fatta da una persona, ci devono essere due persone che si amano e vogliono stare insieme. Solo così si può avere una relazione sana, altrimenti si ha questa forma che secondo me non è amore, è solamente ossessione. Perché se realmente amate una persona che non vi ricambia, può esistere, però volete solo il bene per lei. Se lei si è trovata un'altra persona con la quale questa donna può essere felice, non potete che gioire per lei. Tuttavia, ci sono molte storie come questa. Infatti, solo una settimana successiva, quando Satomi ha deciso di troncare la loro relazione, Yoshito si era preparato bene. Yoshito si era preparato questo grande coltello e in più si era portato appresso anche un ferro rovente. E voi vi chiederete a che cosa serviva questo ferro rovente? E sembra che dalla testimonianza della sorella di questo Yoshito, per giorni l'uomo ha detto che avrebbe voluto marchiare questa ragazza. Avete presente proprio come la lettera scarlatta? Avrebbe voluto incidere un qualcosa di suo in lei, perché secondo lui questa Satomi era di sua proprietà. E ragazzi, voi immaginatevi, cioè, quando mai può esserci una relazione così con un vostro familiare? Cioè, voi andate a dire alla vostra sorellina più piccola: sì,
ho questo ferro rovente, ho questo coltello perché voglio fare fuori questa ragazza. E voi magari vi chiederete, ma come mai questa ragazza non è andata dalla polizia? E sapete, probabilmente non ha pensato che fosse così serio, almeno questo è quello che ha detto nella sua dichiarazione. Però non possiamo saperlo, le dinamiche che in realtà c'erano all'interno di quella famiglia. Yoshito nelle settimane successive ha iniziato a inviare sempre più lettere alla sua ex fidanzata, scrivendole vari messaggi e minacce, dicendo che se non fosse tornata con lui l'avrebbe uccisa, eccetera, eccetera. E tra l'altro in quel periodo, da ulteriori investigazioni, è emerso che Yoshito ha cercato su Google frasi come fare fuori la persona che amo, che non ha mantenuto una promessa. L'uomo, nel giorno in cui appunto ha commesso questo omicidio, ha detto che in realtà il suo piano originale sarebbe stato fare fuori Satomi e poi disfarsi anche di lei. Tuttavia, ha detto che quando era arrivato il momento di togliersi la vita, non ne ha avuto il coraggio. E io mi chiedo, ma quante volte dobbiamo sentire questa frase? Cioè, io avrò fatto non so quanti crimini ormai tra Giappone e Corea, soprattutto Giappone, e volevo farla fuori per poi fare fuori anche me, l'ho sentito e risentito. Ma è possibile che ci siano così tanti casi che vanno a finire così? Cioè, non lo so, però mi fa troppo arrabbiare. Yoshito è stato condannato a 17 anni dietro le sbarre e inoltre il giudice ha anche detto durante questo processo di ripensare e riflettere se davvero amasse Satomi. Tra l'altro, qui c'è anche un dettaglio che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché sembra che i genitori di Satomi avessero in programma di andare alla polizia il 3 ottobre, solamente 3 giorni dopo l'accaduto. Voi immaginatevi se solamente magari questa decisione di recarsi alla polizia fosse arrivata prima, magari tutto questo si sarebbe potuto evitare. Io mi immagino davvero i genitori, il dolore che hanno provato e anche quel senso forse di colpa per non essersi recati alla polizia prima. Magari la polizia avrebbe potuto in qualche modo aiutarli e salvare la vita della loro innocente figlia. Io ragazzi ho riflettuto molto su questo caso, ho pensato comunque a questa Satomi, questa ragazza di 23 anni che ancora avrebbe potuto vedere molto e conoscere molto del mondo, ancora era inesperta, ci sarebbero state tante cose che avrebbe potuto imparare, e il fatto che ci sia stato un uomo che gliel'abbia impedito è veramente triste e ingiusto. Questo uomo, soprattutto per quel particolare del ferro da stiro rovente, mi fa proprio pensare come Yoshito vedesse Satomi solamente come un oggetto per lui, un oggetto di sua proprietà. Yoshito non era innamorato realmente di Satomi, non era realmente la donna dei suoi sogni, altrimenti avrebbe probabilmente ufficializzato il suo divorzio molto tempo prima. Penso che tutte le sue priorità fossero sbagliate e che non si rendesse realmente conto di quello che stava facendo. Lui amava possedere questa ragazza, non amava realmente questa ragazza nel modo in cui si dovrebbe fare. Questa è la mia opinione. Probabilmente, magari anche il fatto che fosse un po' più grande di lei e lei fosse così giovane e bella, magari è stato anche un motivo di disperazione. Questa è anche una delle cose che ho letto su vari commenti che hanno fatto degli esperti per l'Asahi Shimbun. Appunto, c'era questo psicologo che, analizzando più o meno il comportamento di questo Yoshito, ha detto che probabilmente si sentiva come disperato. Era come se nella sua mente il fatto che questa ragazza così giovane e bella l'avesse lasciato era motivo di grande dolore, perché nella sua testa non sarebbe mai riuscito ad avere una ragazza così giovane e bella e così innamorata di lui tra le sue mani. Perché tra l'altro dovete sapere che prima di scoprire questo fatto, la loro relazione stava andando bene, almeno all'apparenza. Ma possiamo vedere come veramente basta un secondo per cambiare l'intero destino e tutto quello che una ragazza può provare. Perché nel momento in cui una relazione di fiducia si va a spezzare, è lì che cambia tutto. Perché è vero che
Si può perdonare, si può ricostruire a poco la fiducia, ma si dice molto spesso che la fiducia è come uno specchio, che nel momento in cui si rompe tu lo puoi rimettere insieme, ma comunque si vedranno sempre le crepe. So che questa è una frase fatta e tutti voi già la conoscete, però mi trovo pienamente d'accordo con questa espressione. In ogni caso, ragazzi, questo era il caso di oggi. Io spero che questo caso vi abbia un po' fatto riflettere come ha fatto riflettere me. Ho pensato molto a quello che significa l'amore e quanto sia diverso dalla possessione e il desiderio di voler possedere qualcuno. Secondo me sono quasi due cose opposte, perché voler possedere una persona e volere la felicità di quella persona sono due cose estremamente diverse. E io spero che in questi 17 anni io uscito rifletta a lungo su quello che ha fatto e spero che si renda conto che ha rubato la vita a una persona che purtroppo non c'è più e la sua famiglia piangerà per sempre il dolore di aver perso questa figlia. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio di aver visto questo video. Se vi è piaciuto, vi chiederei di lasciare un mi piace e noi ci vediamo al prossimo. Grazie ancora e ciao.